A titolo di esempio, ho scelto di portare alla vostra attenzione un caso pratico di utilizzo del Digital Twin. Un esempio che deriva da un progetto a cui ho lavorato personalmente presso il consorzio MUSP di Piacenza. Il progetto in questione riguardava la simulazione di manipolatori paralleli, ovvero di robot a catena cinematica chiusa, tra cui una piattaforma di Stewart. La piattaforma di Stewart è un tipo di manipolatore parallelo a 6 gradi di libertà, come quello che viene mostrato in questa slide, è composto da 6 attuatori lineari che muovono una tavola nello spazio. Grazie a numerosi gradi di libertà, la tavola può essere posizionata in un qualunque punto dello spazio con un qualsiasi orientamento. Lo scopo del progetto è stato quello di modellare e simulare il comportamento di manipolatori paralleli, come accennavo in particolare di una piattaforma di Stewart, ma anche di un robot Delta, che è il manipolatore che vedete in questa slide sulla destra. Per lo scopo è stato utilizzato Modelica. Modelica è un linguaggio non proprietario, quindi gratuito, orientato agli oggetti, con cui è possibile modellare sistemi fisici complessi, anche composti da sottosistemi aventi nature diverse tra di loro. Che cosa significa? Significa che il modello può includere al suo interno sottomodelli che descrivono ciascuno parti meccaniche piuttosto che parti elettriche o elettroniche che interagiscono tra di loro, quindi parti di nature diverse collegate tra di loro. Possono anche essere inclusi aspetti logici di controllo e infine anche di processo. I modelli che sono stati ottenuti durante questo progetto sono stati utilizzati con successo per lo studio e analisi di una serie di fattori, tra cui ad esempio lo studio dell'area di lavoro della piattaforma di Stewart. L'area di lavoro è l'insieme di tutti i punti dello spazio raggiungibili dalla piattaforma. Essendo un manipolatore a 6 gradi di libertà, l'analisi dell'area di lavoro della piattaforma di Stewart è complesso da svolgere analiticamente. Grazie a un simulatore, questo compito può essere svolto in modo molto più agevole. Come dicevo, i modelli sono stati utilizzati con successo non solo per l'analisi dell'area di lavoro, ma anche, ad esempio, per verificare il corretto dimensionamento degli attuatori scelti per i due manipolatori e nel caso del Delta Robot, è stato possibile prevedere la massima velocità nell'operazione del pick and place, che è l'operazione che vedete nel video sulla destra di questa slide. Si conclude qui questa presentazione sui Digital Twins, spero vi sia piaciuta e vi ringrazio infinitamente per la vostra attenzione.